Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui a Cervinia per provare il nuovo Fisher RC4 CT in misura 175 con un raggio di curva 15,5 metri. Lo sci me lo presenta un mio caro amico che purtroppo è mancato pochi giorni fa. Sono stato fortunato a condividere con lui un pezzo della mia vita e mi ha lasciato dentro me un vuoto immenso. Ciao Vale. Benvenuti in casa Fisher, siamo con Alessandro Ghirri che ci presenta la novità di quest'anno. Ciao a tutti, siamo orgogliosi di presentare per il 40° anno della linea RC4 il nuovo Fisher Top Gun RC4 CT. Uno sci completamente rivisto e rivisitato nella sua struttura, che deriva direttamente dalla Coppa del Mondo, come l'assetto piastra e attacco. Lo sci presenta il nuovo buco, punto di forza e immagine di Fisher, una nuova immagine, e tutto quanto è una struttura completamente rivista, con doppio Diagotex e doppio titano da zero. Grazie Alessandro, non vediamo l'ora di provarlo. Proveremo in 4 tipi di archi differenti. Iniziamo con la curva sportiva. In questo tipo di curva viene fuori la struttura dello sci, uno sci molto strutturato e rigido che lo rende stabile in tutto l'arco di curva. Rimane anche molto preciso grazie all'ottima presa di spigolo e da metà curva senti il ritorno della deformazione che ti spinge nella nuova curva. Passiamo all'arco medio, lo sci ti aiuta ad entrare in curva, poi si trova un'ottima deformazione che ti aiuta in chiusura. È sufficiente fare i movimenti giusti per ottenere un ottimo arco medio. Eccomi qua nell'arco corto, lo sci si fa pilotare bene con il piede e rende l'ingresso curva rotondo e preciso, così si riesce a lavorare con la presa di spigolo per chiudere la curva e sfruttare la relatività. È facile mantenere il ritmo e l'arco di curva. L'arco ampio è quello che viene più facile con questo sci, basta fare movimenti con il tempismo giusto e lo sci chiude la curva, aiutandoti a controllare la velocità con facilità. In questo arco lo sci rimane preciso e stabile.
piaciuto questo video, mettete like, iscrivetevi al canale e presto usciranno nuovi video. Ciao a tutti!